altro video. Quindi acquistini sempre nei pressi di Roma e su internet. Allora, sempre a Roma, in un negozietto tipo Tutt'uneuro, tipo Tutt'uneuro, ho acquistato le famose forbici, quelle con i motivi. Allora, ho trovato questa con lo zigzag. Poi ho trovato questa ondulata. E poi ho trovato questa che è particolarissima perché ha questa greca carinissima. Per chi non conoscesse queste forbici, si usano soprattutto uno scappucci, in cosa che io non faccio assolutamente, perché dubito di poter essere, cioè non posso essere travolta anche di questa cosa, perché tramite adesso perline e resina, perché ho acquistato anche la resina Soutache che voglio imparare assolutamente perché mi piace da matti. Se entro anche nello scappucci mi ammazzo. Perché poi veramente non ho il tempo neanche di vivere. Comunque ho preso queste forbicine perché possono sempre essere utili, magari per fare un bigliettino d'auguri carino, un bigliettino, non so, per uno swap, non so, non avevo idee vaghe, però le ho viste in qualche video. Forse le ho viste nel video di 68 Lori. E o di qualcun altro. Comunque scusate se l'ho visto nel vostro video e non ve l'ho detto. E niente, le ho viste e ho deciso di prenderle. Comunque, per chi non le conoscesse, vi faccio vedere veramente le lame. Comunque, per esempio, questa ondulata, le lame sono così e sono ondulate, no? Ovviamente. Quindi, sa, quando tagliate fate l'ondina. Quelle zigzag hanno i dentini. E questa, che è questo disegno, ok? Ha i dentini fatti così. Aspetta, che forse aperta si capisce meglio. Ok. Ok, quindi ho preso tre forbicine, erano un set da tre, la carta l'ho buttata. Comunque, carine, 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 l'ho già provato, ho iniziato a tagliuzzare, anzi, adesso vi faccio vedere perché adesso voglio anche farvi vedere. Ho un sacchettino di quelli degli acquistini di Roma. Allora, partiamo con questa, quella zigzag. Adesso abbiate pazienza se non viene bene perché sono impedita. Comunque, ecco l'effetto a zigzag. Sto uccidendo le mille bolle. Ok? Poi quella ondulata. Ok, in diretta. Ok. Adesso non è fatta perfetta perché abbiate pietà. E poi questa qui, che ha un effetto fantastico. Così è da un lato e ovviamente quello che tagliate, cioè l'altro lato è così. Ma questo mi piace un sacco. Bellissime. Comunque ho preso queste forbicine e poi ho fatto un ordine su internet da Raffa la Giraffa. Un bacione. E Raffa la giraffa mi. Oh, da Raffa, scusate, da Raffa, dal sito internet Raffa la giraffa ho comprato. Ta-da! Il libro di Marta Zanzotta, il primo. Perché poi ho scoperto che c'era anche il secondo, ovviamente. E io ho acquistato solo il primo. Però forse quando l'ho acquistato io non c'era ancora, non era ancora uscito il secondo. Comunque, creare con il Soutache di Marta Zanzotta. Ci sono un sacco di progettini dentro con le spiegazioni, vedete? Con le foto, ci sono un sacco di foto, mi piace molto. All'inizio c'è anche una parte di spiegazione, quindi c'è, vabbè, la prefazione sua, poi ci sono i vari materiali, per esempio qua spiega un po' di materiali.
Poi materiali, lavoro, come si prepara il lavoro, come si cuciono le piattine di soutache, vedete? Adesso non vedo se sto inquadrando, ok? Come si cuciono le piattine? E poi iniziano i progetti. Bello, bello, molto bello, mi è piaciuto un sacco, mi piace un sacco. Il libro da copertina costa 18 euro. Ok. E Rafa mi ha anche inviato un pensierino, un omaggio, che era una piccola farfalla Crystal che vado a prendere e vi faccio vedere. Torno subito. Rieccomi. Allora, eccolo qua, questo è l'omaggino, questo è il suo logo, Raffa la giraffa, e mi ha regalato questa farfallina Crystal di non so che cosa, non so se sia Swarovski o meno, non me ne intendo, quindi potrei dire una casata, cavolata. Comunque è questo. Col foro di qua, bellissimo, davvero bellissimo, mi è piaciuto un sacco. E niente, quindi questi erano i miei acquistini vari. E basta, e quindi ci vediamo al prossimo video.